carini, possiamo essere. Di Giorgio Bagnaia, nuvola rossa c'è, è campione del mondo con la Ducati. Una grande soddisfazione, una grande vittoria, un popolo del motociclismo che si ritrova qui a Pesaro di fianco al casco di Valentino ancora una volta per vincere il mondiale. Tanta gente, tanta passione, siamo la terra dei piloti e dei motori, proporrò al Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria per Pecco e sono sicuro che il Consiglio risponderà affermativamente. Porta Pecco e ti aspettiamo a Pesaro. Un video post di Matteo Ricci propone la cittadinanza onoraria a Pecco Bagnaia a pochi minuti dalla bandiera a scacchi che lo ha laureato campione del mondo di motociclismo. Un italiano su moto italiana, un binomio vincente che il comune di Pesaro ha voluto celebrare allestendo un maxi schermo per seguire la gara in piazzale D'Annunzio a fianco al maxi casco di Valentino Rossi, leggenda alla quale Pecco ora raccoglie l'eredità. Un evento nel lungomare pesarese che ha visto la partecipazione di diversi tifosi entusiasti. Pecco is on fire! Campione del mondo! Contento? Sì, tantissimo, finalmente! Siamo veramente contenti, sinceramente io all'inizio non me l'aspettavo che potesse vincere il mondiale. Era un sacco... Sì, sì, io me l'aspettavo, dai, sì, io me l'aspettavo e come. Sì. Prevedibile, però bello. Bello, ben accolto... Merito tutti i festeggiamenti possibili. Per noi è veramente una grandissima soddisfazione, anche perché abbiamo creduto tanto sul fatto che occorre promuovere il nostro territorio regionale, ma in particolar modo Pesaro e Tavuglia come posti a livello internazionale dove i piloti, i motori fanno parte della nostra storia. Grazie anche all'Academy, devo dire che è stata messa in piedi a Tavuglia, dove molti piloti a livello internazionale vengono per allenarsi. Questo è un ulteriore passo in avanti, una bella promozione per il nostro territorio. Ma voglio fare anche complimenti all'amministrazione comunale di aver deciso di montare questo mega schermo in maniera tale che oggi veramente la festa è stata una festa di tutta la città.